Fai cosa? Sbaraglia di volley. Finalmente arrivata. L'unico programma di pallavolo in Italia. In collaborazione con volleyball.it. Ed eccoci, cari amici, buongiorno, ben ritrovati all'ultima puntata settimanale di Voglia di Volley, l'unico programma quotidiano di pallavolo in Italia. Siamo pronti, carichi, come sempre, per parlare di pallavolo. Oggi, venerdì, è sempre la puntata più allegra, più serena, speriamo, vediamo dei temi che vengono fuori anche da ciò che ci direte, ci proporrete voi. Caffè col Brogi nella prima parte, quindi ripercorriamo un po' i temi settimanali, tutto ciò che abbiamo lasciato in sospeso. Ti dico, purtroppo, per fortuna, parleremo anche di regolamento, visto che lo posticipiamo sempre. Prima o poi il momento arriverà. E nella seconda parte, insomma, sarà un vero piacere ospitare Alessia Gennari, schiacciatrice del Vero Volley Monza, nonché della nazionale italiana. E quindi, insomma, di temi, come sempre, abbiamo tantissimi. Buongiorno, Luca Muzio di volleyball.it. Oh, finalmente una bella notizia, dai, una campionessa d'Europa. Beh, non sminuiamo gli altri ospiti, sai che dopo scrivono, no? Avete detto che parlavo della giornata in sé, dai, qui fra DDL Zan, Maurizio licenziato e altre cose, insomma. È giusto, è giusto. Uno va contro l'altro, però quando parte tutto il solito minestrone, qui non si parla più di pallavolo, invece ecco, Alessia Gennari e poi c'è il Brogio. E poi c'è il Brogio tra pochissimo che andiamo a introdurre, però Luca, ormai l'abbiamo detto, dobbiamo provarci a mantenere... Come è andato il sondaggio? Il sondaggio è andato, cioè dipende, per me che sai come ero schierato a riguardo, se preferivo Paola Egonu schierata come Pantera, schierata come Iena, l'ho preferita, diciamo che anzi ho votato nella maggioranza, ha vinto 81% nei nostri sondaggi su Instagram, ho vinto per fortuna, dico, Paola Egonu. Allineato la parte. No, io vabbè, lo sai, te l'avevo detto il primo giorno, ho guardato i primi minuti e ho detto già immagino, invece meglio così, ma insomma staremo a vedere. Ti chiedo invece di introdurre a questo punto a te il sondaggio nuovo. Sì, ce l'abbiamo pronto. Lo sai che ti interrompo oggi ti interrompo. Ma va bene, così non parlo troppo. Chi vince? Chi sondaggiamo oggi? Oggi sto leggendo qua sul profilo Instagram di Voglia di Volley 1909. 6 minuti fa ha lanciato il sondaggio Domenica Trento vince, Trento o Civitanova? E leggo che c'è già un 80% a favore di Vitas Trentino. Ai ai ai. Attenzione poi perché, come ricordavi tu, che più o meno proveremo a leggere questa cosa in diretta, quindi i primi voti contano di più, no? Per influenzare tutti. Sì, magari sono arrivati i tre e due dicono Trento, però, intanto... uno dice Lube, sì, certo, questo è vero. Io so solo che ieri non avevo neanche pubblicato il sondaggio che già eravamo a 100% Pantera e raggiungo sempre per fortuna, però appunto hai votato te così. Comunque siamo 4, no, ho votato io, forse hai votato tu al massimo, però siamo già 4-1 per 30. Questo ragazzi oggi è un sondaggio pisciere, alterneremo sondaggi seri, sondaggi un po' meno seri, i temi comunque li sapete, dai, andiamo a vedere, ma ragioniamo nel finale come sta andando. Questo per introdurre il fatto che domenica c'è già un altro big match, insomma, se Trento è stata la sorpresa della Supercoppa, vedremo Civitanova, che è stata indubbiamente una delle squadre più deluse. Vediamo un po' come reagirà, ci aspetta un altro grande weekend di pallavolo, anche Monza Conegliano, no? Quindi l'altro derby, qui parleremo proprio nella seconda parte con Giulia Gennari. Abbiamo detto tutto? No, non ci siamo dimenticati le news del giorno, Luca. No, intanto sono stato alla conferenza stampa di Modena di presentazione della partita, perché curiosità ha voluto che Modena abbia giocato la prima, l'abbia persa, e poi sia stata 3 settimane... con il groppone di questa prima sconfitta sulle spalle, perché fra turno di riposo e Supercoppa non hanno più giocato, quindi 3 settimane di lavoro anche in un ambiente probabilmente non facile. E Alessandro Trebbi, il solito Alessandro Trebbi, ha fatto una domanda cosa alle altre stavolta, cosa sul caso Maurizio Douglas. E ho visto il povero Leal, che mi sembra persona anche buona e mite, che peraltro con tutte e due ci ha giocato in nazionale, ci giocherà forse con il centrale, non più perché Renan ha colto la palla al basso per fare per eliminarlo, diciamo così, dalla rosa dei nazionali, insomma, si è trovato in forte difficoltà, perché mi sembra di aver capito che il povero ragazzo e amico di tutte e due non aveva una risposta prontissima e forse non si aspettava neanche la domanda. Non si aspettava la presenza di Trebbi, forse per quello. Forse non si aspettava la presenza di Trebbi, esatto, e non si aspettava questa domanda, insomma, l'ho visto un pochino rigido sulla sua posizione di imbarazzo, povero. Però ha detto una cosa che, per certi versi, come ti ho detto ieri, condivido. Maurizio Sousa, il centrale, ha perso il posto, adesso probabilmente ne troverà altri e tutto,
però quantomeno non è stato, mi passi il termine, paraculo, cioè non ha cambiato la sua idea, che piaccia o che non piaccia, per convenienza, e questo secondo me in una società come la nostra è un punto a favore. Poi magari non è un punto a favore il suo pensiero, però questo è un altro discorso. Senti, di altre news, adesso a parte weekend Trento, si gioca tante partite. Trento è ufficialmente al Mondiale per Club, diciamo che si era già detto e scritto, ma è solo di ieri sera l'ufficializzazione da parte delle 5UB del torneo che si giocherà in Brasile, quindi abbiamo la certezza della presenza trentina per l'ennesima volta. Se non ricordo male sono 9, quindi insomma un bel traguardo per il club ora guidato da Bruno De Re con in panchina Angelo Lorenzetti. E poi mi sembra che tutto sommato stiamo alla finestra per aspettare quello che succederà domenica con Scandicci. In linea di massima, ad oggi non risulta che Antropova potrà giocare. Scandicci la sta tenendo ancora in stand-by perché non sono ancora arrivate, pare, delle risposte ufficiali alla questione del suo tesseramento. Da come la vedo io, non sarà una roba semplice. Staremo a vedere. Diamo anche un'occhiata poi ai prossimi turni, appunto alle partite di questo weekend, non prima di aver introdotto ormai il nostro ospite, l'abitué del venerdì, della prima parte del venerdì. Buongiorno al Brogio, Andrea Brogioni. Ciao ragazzi, ciao Luca, ciao Mazio. Come stai? Tutto bene, tutto bene. Stavo ascoltando Luca, mi sono perso, ammetto, non so cosa abbia detto Maurizio. Ma niente di che. Dai, no, sostanzialmente ha manifestato il suo disappunto, diciamo, per un certo modo di essere, di pensare, insomma. Di cui, ad esempio, invece il Douglas di Vivo Valencia è un portatore, insomma. Ok. C'è sempre questo discorso del genere, no? Del sesso, come si è, come si vuole essere. Insomma, siamo, diciamo, che Maurizio... siamo in linea con quello che è successo qua in Italia da poche ore. Sì, una manifestazione di democrazia che è andata verso una parte, non verso quell'altra, e sì, diciamo, visto che parlo di democrazia perché hanno votato. No, comunque tutto nasce dal famoso fumetto della DC Comics dove hanno rappresentato il figlio di Clark Kent e Lois Lane che bacia un uomo, un giornalista giapponese, e da lì è nato tutto il bailam. Diciamo che a Maurizio Centrale questa cosa non è piaciuta, ha scritto un post con un "dove andremo a finire". Poi nei giorni scorsi ha fatto altri video dove però parlava in portoghese, io lì mi sono arreso, e il Douglas Sousa che gioca invece a Vivo Valencia ha fatto il post contrario, grazie ai DC Comics per aver pensato a tutti, aver rappresentato tutti e non solo una parte. Da lì in Brasile è scatenato il putiferio. Ci credo. Non so, Brogio, se hai qualcosa da aggiungere riguardo. No, non entriamo nel DDL Zan, perché se no non ci usciamo. Io ho le idee molto chiare, sono disgustato, però finiamola lì. Le posizioni... Sei disgustato del fatto che non è passato il DDL Zan? Esattamente, okay. Da quello, soprattutto dall'esaltazione di alcuni nostri senatori alla bocciatura di questo DDL Zan. Mi fermo, è meglio. Parliamo di pallavolo. Hai fatto bene comunque Luca sottolineare disgustato dal non passato. È meglio chiarire. Certo. Che dici una cosa. Meglio chiarire come chiariamo il fatto che insomma sono questioni che abbiamo affrontato che riguardava due, ma di fatto poi un pallavolista solo, che poi ha avuto anche delle ripercussioni non direttamente sul campo, nel senso poi è finito fuori rosa, poi è finito proprio licenziato direttamente, quindi diciamo che l'abbiamo trattato così nella piccola parentesi di cronaca. Gli ultimi giorni di trasmissione non sono questioni in cui vogliamo addentrarci, che insomma è vero che poi è bello sentire tante opinioni, tutte le opinioni, ma ci occupiamo di altro, diciamo così. Brogio, hai visto che abbiamo adesso, vediamo quanto riusciamo a tirare avanti in questa cosa faticosissima, immaginerai, ma no, non ti chiedo di votare il sondaggio di ieri chiuso, per fortuna ha vinto Paolo Egonu versione Pantera piuttosto che versione Iena. Oggi invece chiediamo... Quello era facile però, dai, quello della... Questo è un pochino più difficile. Trento o Civitanova? Chi vince domenica? No, sai che io ve lo dico sempre, non ci prendo mai. È sicuramente una bellissima partita, credo, per come stanno andando ultimamente, che Trento abbia... più possibilità della Lube in questo momento. Però, ragazzi, ma la Lube ha una squadra incredibile, cioè capace di fare qualsiasi tipo di risultato, cioè quindi è apertissima. Io credo che la gioventù trentina mischiata a quei vecchi volponi di Centrali
serbi siano una squadra straordinaria e ci avranno anche tanto entusiasmo. Di là però c'è anche tanta voglia di dimenticare il prima possibile la Supercoppa, quindi insomma è aperta, forse qualcosina in più per Trento, dai. Anche perché Luca, poi comunque è vero che la Lube è una squadra che spesso viene fuori a distanza, no? Chiamata a compiere le sue migliori prestazioni verso fine stagione, però insomma è vero anche non è bello neanche rimanere indietro in campionato, visto che comunque una sconfitta c'è già stata e comunque ad ogni modo, poi se può essere, sì, si può dire, ma è la Supercoppa, forse per certi aspetti è stato un po' sottovalutato da alcuni, non sappiamo, ma di certo insomma, bisogna iniziare a remare nella stessa direzione anche in campionato. Tu cosa ti aspetti? Ma guarda, ti dico la verità, secondo me non l'ha sottovalutata nessuno, perché no, chi l'ha persa aveva un bel volto scuro, quindi come sempre è un appuntamento che quando lo perdi minimizzi e quando lo vinci hai vinto è come se avessi vinto il mondiale. In realtà sì, chi l'ha perso ha subito il colpo, perché le facce erano belle scure, sì. C'è anche da dire che squadre come Perugia e Civitanova noi le aspettiamo da gennaio in poi, cioè a gennaio c'è la Coppa Italia, poi inizieranno le fasi calde della Champions, si arriva alla fine della regular season e inizieranno i playoff, quindi per loro fino a quel momento non sarà un grosso problema. Sì, c'è la prima botta, ma è una botta che tutto sommato un club che ha una programmazione e per di più ha cambiato tanto, come entrambi questi due club, poteva aspettarsi e può digerire, perché comunque dai, bene o male Circe è vulcanico, ma ha appena cambiato allenatore e certo non pensa a soluzioni alternative. Civitanova con Chicco ha un progetto a lungo termine e è una società di esperienza, sa che queste cose possono accadere. Prima di Fefe avevano perso, se non mi ricordo male, 7, 8, 9 finali consecutive, sono arrivate solo dopo all'esonero, quindi insomma tutto sommato stanno a gestire questi momenti. Per Trento invece è una bella vittoria, perché potrebbe essere la vittoria dell'anno, ed è quella vittoria che ti dà fiducia su un lavoro a lunghissimo termine, perché Trento secondo me ha iniziato un lavoro a lunghissimo termine. La partita di domenica potrebbe ancora essere simile come linea di gioco a quello che abbiamo visto in Supercoppa. Trento già ben rodata, la Lube che invece ancora deve trovarsi, ancora gli manca l'opposto, quindi sì, non mi stupirei se Trento vincesse ancora, e per la Lube non ne farei una malattia, anche se poi, se non ricordo male, cos'è, sarebbe la terza sconfitta consecutiva. Però siamo inizio stagione, questa è una corazzata di quelle che, esatto, ha bisogno di molto carbone per potersi muovere bene, scaldare la caldaia e partire a mille. Quindi Brogio vota Civitanova, Brogio vota Trento, Luca non ti sei espresso troppo, non sappiamo, ma comunque... No, secondo me ci sta che possa vincere Trento, e credo che se vincerà Trento in casa Lube non dovrà essere fatta una tragedia, cioè nel senso che se invece vince la Lube dimostrerà di aver trovato più in fretta di quanto non si pensasse i giusti correttivi. Comunque questi voti, ragazzi, non sono ufficiali, quelli ufficiali sono solo sul nostro Instagram, e sappiate che invece un po' perché devo fare il bastian contrario, un po' perché lo penso davvero, invece penso che ci sarà la rivincita tra virgolette della Lube, anche se non direttamente su Trento, però invece chissà che appunto magari la Civitanova non possa andare a tornare sui suoi livelli proprio in una partita così, insomma, dopo aver fatto vedere in un paio di partite un paio di passi falsi, che insomma sia il caso di raddrizzare la strada. Credo che quella sarà la partita che vedremo, staremo a vedere. Ci scrive un ascoltatore molto attento, Francesco: Lucarelli sarà indemoniato dopo le parole di Mosna l'altro giorno in trasmissione, visto che qui, caro Brogio, ai nostri microfoni ha detto che Lucarelli è grandissimo giocatore, se non ricordo male, poi forse lo ricorda meglio Francesco stesso di noi, però parlare del fatto che un giocatore forte, fortissimo, quindi mai messo dubbio tecnicamente, ma uno, non il giocatore giusto al momento giusto, al posto giusto, e due, forse non affamato di vittoria, o che non ha portato quell'equilibrio magari che ci si augurava direttamente proprio a Trento. Qui ha detto che il fatto della sconfitta di Trento l'anno scorso in Champions League l'ha portato a riflettere sul fatto che alcuni giocatori avesse avuto qualche dubbio a riguardo. Beh, come sì. Allora, diciamo che Trento l'anno scorso, per quanto ha speso, lo abbiamo detto un sacco di volte, no? Si aspettavano qualcosina in più, e quindi io credo che questo sia il motivo per la spiegazione delle parole di Mosca. Lucarelli, secondo me, è un grandissimo acquisto, è un grandissimo giocatore, sarà indemoniato probabilmente perché, essendo caliente, le parole smuovono sempre all'interno dei giocatori qualcosa, però credo che Mosna abbia detto così per questo motivo, perché l'anno scorso la delusione di Trento è stata grande, tantissime, una spesa grande, e
pochi, pochi risultati, diciamo così. Sembra che le abbia sentite, no, Luca? Esatto. Sì, sì, magari le hanno riportate. Può anche essere che, ecco, diciamo che se gliele hanno riportate è la cosa peggiore, perché come spesso esatto. accade, quando si riportano le cose, arrivano sempre cose che non sono mai quelle che sono state dette. Un po' quel giochino che si faceva da bambini, no? Uno diceva a bassa voce a quello di fianco una cosa, in fondo alla catena quella cosa non esisteva più. Il telefono senza fili. Il telefono senza fili, esatto. No, beh, io se proprio deve averle sentite, mi auguro che le abbia sentite di persona. Che le abbiano riportate, no, perché le cose poi vengono distorte. Lucarelli a Trento non ha lasciato, secondo me, un gran segno per una serie di motivi. Intanto, secondo me, il carattere del ragazzo. Non mi sembra un ragazzo di quelli destinati a spaccare, no? Proprio per indole, proprio a spaccare nel senso proprio di presenza. Ottimo giocatore, magari ottima tecnica, ma mi sembra un ragazzo forse anche a volte anche troppo mite per, insomma, poi era il primo anno fuori dal Brasile in assoluto nella sua vita, e questo secondo me già i brasiliani pagano. Magari se fosse andato a Civitanova con il mare, con un clima diverso, sarebbe già stato diverso. Invece era a Trento, prima volta fuori. E poi povero, dico povero nel vero senso della parola, le prime settimane lì, con anche la situazione Covid, dove non puoi tornare in Brasile e tutto il resto, ha perso il papà e lui non è potuto tornare in Brasile per questa cosa. E io credo che non sia una roba che ti togli dalle spalle in una maniera molto semplice. Credo che nella testa del ragazzo ci siano state tante componenti non facili da superare, anche se mi hanno raccontato che la squadra, i ragazzi, gli hanno fatto veramente famiglia attorno, questo sì. Quindi lato Civitanova invece, Broggio, cosa ti aspetti? Vediamo Zaitsev che tra uno skimmy, un palleggio e una sessione pesi, insomma, sembra verso il recupero. Ho detto comunque che Gabriel Garcia sta andando sufficientemente bene, penso, riguardo alle aspettative. Un giocatore comunque nuovo, anche lui giovane, viene dall'altra parte del mondo. Cosa ti aspetti da questa Lube, se non proprio nell'immediato, comunque nelle prossime partite, nei prossimi turni, con questa ripartenza post due sconfitte consecutive, insomma, cosa a cui la squadra allenata Blengin non è particolarmente abituata. Queste non sono abituate. Di sicuro c'è l'infortunio di Ivan, che non vorrei neanche si enfatizzasse troppo, perché il suo sostituto sta facendo bene. Ovvio, non è Ivan, anche come diceva Luca su Lucarelli, non è una presenza importante come lo è quella di Ivan. C'è anche Osmani, che non è al meglio della sua forma in questo momento, e quindi starà crescendo, staranno lavorando. Questa è una squadra potenzialmente incredibile, e non lo devo dire io, è sotto gli occhi di tutti, che in questo momento sta cercando di arrivare ai momenti più importanti nelle migliori condizioni. È anche vero che la Lube, dopo il passo falso della Supercoppa, e sono d'accordo con Luca che non sia passata così sotto, no, vabbè, abbiamo perso, pensiamo a altro, anzi, viste le facce e conoscendo l'ambiente, sicuramente ci sarà stata anche un po' di pressione. Sicuro quella di Trento è la partita perfetta per ribaltare questa situazione, e quei campioni lì sono capaci di tutto. Ci segnala appunto un aspetto riguardante quello che dicevi tu, Broggio, un nostro ascoltatore, Mauro, che dice: visto dal vivo, Trento è una squadra molto solida, Sberto in ottima velocità di palla, e non secondario, adesso gli va tutto a favore, quindi non è che gli va tutto a favore, deve essere una cosa negativa, però proprio quando una squadra ha quell'inerzia, sono squadre che fai fatica, tra virgolette, a contenere, e a quel punto forse chissà che Civitanova, una partita del genere, in questo momento tutti direbbero, beh, più facile vinca Trento, più in forma, Civitanova un po' meno, quindi... Certo, o da una parte però, o dall'altra. Con un però enorme. Sulla velocità di palla di Sbertoli mi fermo, perché davvero è impressionante la crescita di questo ragazzo, che io ripeto, secondo me è stato il vero MVP della manifestazione, dell'ultima manifestazione, è proprio su questa uscita di palla, sia su palla rapida, ma anche quando deve palleggiare la palla alta. Ha sempre una grandissima energia la palla di Sbertoli, che è per un palleggiatore, per me, è fondamentale. Poi mi aveva detto anche tante volte, gioca comunque come un veterano, gioca poi di fatto in Superlega da tanti anni, ricordiamoci che è un classe 1998, quindi 23 anni, si sta facendo valere, ecco, si sta decisamente facendo valere. Vogliamo dare un'occhiata, ragazzi, alle partite, anche alle altre partite del tour. Abbiamo detto Trentino contro Civitanova, c'è Monza contro Taranto, insomma dopo il secondo posto in Supercoppa, che sarà domenica alle 8:30, mi fermerei a farvi dare un commento a Piacenza contro Milano, domani alle 18. Beh, Piacenza viene da
da una partita importante, no, un paio di partite importanti, secondo me con questo Blizzard veramente, che rimango sui palleggiatori, sta continuando il periodo fantastico, no, che lo ha portato alla vittoria ai Giochi Olimpici. È una partita anche questa sulla carta, se mi chiedi i risultati, che sa che non ci prendo mai, è ovvio che Piacenza ha qualcosina in più, ma devo ancora capire Milano un po' dove la dobbiamo inserire, no? Se tra le prime 5, le prime 8, cioè è una società importante che ha un grandissimo allenatore, ha dei giocatori che mi piacciono molto, sono curiosissimo di vedere tutto l'anno Paolino Porro, no? Come certo. Reggerà la Superlega, perché è incredibile la sua velocità di esecuzione, di andare sotto la palla, è davvero un bellissimo giocatore. Lo dobbiamo vedere, no? All'interno della Superlega, un campionato difficile, tante partite, tanta pressione, però sono sicuro che il buon Fefè De Giorgi avrà anche alla fine di quest'anno una valanga di giovani che in Superlega hanno fatto esperienza, e Paolino Porro è uno di quelli. Luca ha detto che sabato alle 18 appunto tra Milano, tra Piacenza e Milano, poi successivamente Monza Conegliano, c'è un bel pomeriggio pallavolistico, e domenica sarà poi di fatto la stessa cosa. Ti chiedo che ne pensi, e appunto anche sul tema sollevato dal Brogio, che è vero, Milano comunque è una squadra che si può dire continua ogni anno a alzare il proprio livello. Adesso quest'anno c'è stata la, tra virgolette, scommessa Porro, che è una scommessa fino a un certo punto, perché è forse l'unico difetto che gli si può andare a vedere, a parte la poca esperienza, è la scarsa fisicità, la scarsa altezza, però ho visto comunque che Monza con Orduna, che se non ricordo male sono alti uguali, comunque riesce a giocare ad alti livelli, e nel livello di giovanili ha fatto tutta la gavetta, sempre tra i migliori palleggiatori, tra i migliori giocatori, quindi a parte quel cambio lì ci sono stati comunque dei miglioramenti in rosa. I francesi, tra virgolette, di Milano sono campioni olimpici, quindi comunque anche loro hanno fatto questa esperienza in più, però insomma di fatto lasciarsi è più facile forse che vengano dietro a squadre come Monza, Piacenza e Trento, oltre che le prime tre, quindi comunque una squadra anche così che dice tutti gli anni migliorano, vanno a sistemarsi, prendono i bei giocatori, i giovani molto interessanti, poi chissà, magari si trovano ad arrivare settimi. Sì, beh, perché la Superlega è un super campionato, cioè magari Milano potrebbe vincere qualche scudetto in un qualche campionato dell'Europa, come tanti altri club nei primi 7-8 posti della Superlega, in molti campionati esteri potrebbero essere vinti, o comunque le squadre potrebbero arrivare a giocare anche nel finale scudetto tranquillamente, e magari qua con quel potenziale arrivi settimo, ottavo. Ricordiamo Lorenzetti ha detto quest'anno sarà dura arrivare anche in Final Four di Coppa Italia, no? Dopo aver vinto la Supercoppa, ed era ben contento di esserci, diciamo così, in automatico. Grazie. Sì, non era per tattica, ecco, che magari. No, era proprio per dire, sì, quest'anno sì. Il livello è talmente alto che qua ci siamo, perché l'anno scorso eravamo nelle prime quattro. Adesso conquistarsi sul campo un posto fra le prime quattro in Coppa Italia diventerà complicato. Quindi figuriamoci per le squadre che sono un pelo sotto queste quattro, no? Quanto può variare di domenica in domenica la loro posizione in campo. Credo che Milano sia una squadra che, come altre, può stare nel range dal quinto posto all'ottavo tranquillamente. Il problema è che queste squadre sono tante e quindi qualcuna non ci sarà, perché è inevitabile che qualcuno dentro a questo mazzo di carte non ci sarà dal quinto all'ottavo posto, perché Piacenza è una squadra che può ambire anche ai primi quattro posti tranquillamente, e Trento potrebbe quindi essere una di quelle subito sotto, Monza, c'è Milano, mi dimentico qualche cosa, sicuramente sì, farò delle figurazze. L'anno scorso Vibo ha fatto benissimo e nessuno se l'aspettava. Cosa c'è ancora? Verona. Sì, forse se vogliamo piazzarle, comunque le prime tre, meno male, sulla carta. Sulla carta sappiamo. Le prime tre Monza, Piacenza e Trento non staranno certo a guardare, Milano, Vibo. E poi ovviamente a ruota tutte le altre nemmeno, però non so Brogio se Milano sai cosa ha fatto. Intanto Milano si sta continuando a strutturare anche da un punto di vista societario, anche lì quest'anno hanno fatto ulteriori passi avanti anche da questo punto di vista. Credo che sia una società che sta facendo bene. Poi la settimana prossima ne parleremo, c'è anche la scommessa del Forum d'Astago con la Lube, quindi un altro motivo di cui fare i complimenti al club, avere il coraggio di fare questa scelta. Quello che io chiamo Pala Lido, adesso è l'Agnes Cloud. Il sì. Prossimo weekend sarà occupato, allora loro cosa fanno? Vanno nel mega impianto con la Lube, l'unica certezza è la spesa per aprire quell'impianto lì, però è una scommessa, vedere quanto Milano apprezza il volley.
È una società che ha vinto con Monza 3-2 la prima parte di campionato, in due giorni ha avuto un più 5.000 persone sui social. Grazie. Cioè, le potenzialità di quel club sono tantissime, io mi auguro che negli anni possa veramente fare bene, farebbe bene a tutto il movimento. Che tra l'altro lavora benissimo anche da un punto di vista sui social, è una delle più attive, mi è sempre piaciuto il lavoro di Milano. E questo, come ce l'avevamo detto anche per la Supercoppa, secondo me è un bene per la Superlega, perché è vero, è il campionato più bello del mondo, le prime otto vincerebbero in Europa molti campionati, però alla fine arrivavano, no, in finale sempre le stesse. Pronti via, quest'anno ci è andato Monza ed è un bene, un plus, un qualcosa in più rispetto al già campionato meraviglioso che è aver aperto, avere la possibilità che ci possano essere altre squadre, perché poi dopo nell'elenco di prima ci siamo dimenticati Modena ha un roster, è una squadra che sicuramente non è quella della prima partita, adesso come ha detto Luca è stata ferma 3 settimane, che è la cosa peggiore per chiunque, perché la voglia di tornare in palestra c'è, quindi insomma questo rende la Superlega ancora più emozionante secondo me. Non l'avevamo citata perché era in modo scontato tra le prime tre, con i ritorni di Bruno, di Erwin, di Rossini, comunque Abdelaziz in posto 2, quindi diciamo che almeno sulla carta lì davanti, poi la squadra non è quella della prima partita, detto che poi insomma perdere contro quella Monza, che poi è stata in grado di battere anche Civitanova, non è certo una vergogna, però Roger ti chiedo, poi dopo sono anche da Luca, che se non ricordo male ha detto che sarà a vederla, e appunto un commento su Modena che torna in campo contro Vibo. Beh, quindi ci sarà sicuramente, mi metto nei panni del Giangione, cioè sicuramente in questo periodo qui avrà lavorato tantissimo, avrà cercato di mettere a punto le cose che non sono andate bene, se non sono andate bene, perché poi dopo è anche un togliere a quel di Monza, perché Monza ha fatto una signora partita. Cioè, bisogna anche uscire da questa dinamica che se uno perde gioca male per forza, no, ci sono anche altri tipi di soluzione. Ci sarà un po' di pressione, ovvio, perché è la prima in casa, c'è il ritorno di due monumenti del volley modenese nel Tempio e credo sia sicuramente una festa. È ovvio che vedo Modena favorita, non tolgo nulla a Vibo, che l'anno scorso è stata la squadra che mi ha fatto più divertire, tra le squadre che mi hanno fatto più divertire, quest'anno è tutta un'altra cosa e credo che Modena non veda l'ora di arrivare all'orario della partita alla squadra per poter dimostrare ai propri tifosi e a tutti che la prima partita se la siamo dimenticati, guardiamo avanti perché Modena è sicuramente tra le prime tre del campionato. Anche tu Luca non vedi l'ora di rientrare al palazzetto? Quando gli uomini di Gianni? Ti confesso che mi sono affacciato prima andando alla conferenza stampa, ho messo un mezzo piede dentro per rivedere l'impianto perché è mesi ormai che non ci si entrava. Sul discorso di quanta gente ci sarà, ecco, ti confesso che sono molto curioso, perché per il modenese, con tutto il rispetto per la Tonnocalipo, questo non è un big match, no? Allora, con tutto il rispetto per l'avversario, per il modenese, per il tifoso modenese, questo non è un big match. E i prezzi per entrare al palazzetto sono molto, molto alti. Io ho letto in diversi forum di tifosi che si sono un po' lamentati per il prezzo dei biglietti. In più è sabato sera, questo non sempre gioca a favore, è per questo che sono curioso di vedere se la voglia di entrare e tornare a vedere la pallavolo a Modena sarà superiore a questi freni e al resto, che come sappiamo tutti la gente continua ad avere ancora un po' di paura a entrare in un palazzetto, non per il palazzetto ma per l'idea che se qualcuno ci mette una limitazione forse significa che c'è qualcosa che non va, che in realtà a me sembra di capire non c'è. Oggi in conferenza stampa a Modena peraltro era presente uno sponsor a cui è scappato detto, beata innocenza, che era molto contento del fatto che gli risulta che dai primi di gennaio si tornerà al 100%. Sartoretti ha un po' nicchiato e ha tirato il freno a mano perché certe anticipazioni forse non dovrebbero uscire, però sono certo che se lo sponsor l'ha detto è perché gliel'ha detto la società e quindi forse questo è l'indirizzo. Pandemia permettendo, naturalmente. Brogio, ti lasciamo andare tra pochissimo, detto che avevamo un tema in sospeso, un altro argomento di cui si è parlato in settimana, lo ha ritirato fuori recentemente il tuo amico Zorzi, anche nostro amico, se no sembra che lo vogliamo lasciare fuori, anzi chissà, a breve lo richiamiamo, visto che è sempre disponibile anche a venire qui da noi a Voglia di Volley, e ne ha parlato anche Massimo Eccoli qui da noi in trasmissione, che lui è uno dei massimi oppositori di certi colpi, faccio ovviamente riferimento a me che ci ascolta
sa a memoria queste cose, della palla spinta, la palla accompagnata con la mano, il terzo tocco accompagnato che poi va dal pallonetto al colpo addirittura a due mani, messo un po' ormai in pratica dagli schiacciatori Mancini, che ormai si stanno inventando tutte, quei cattivoni, no, che scatenano le ire dei, di coloro che vanno a studiare, a guardare, a giudicare appunto il regolamento. Ci dici che ne pensi? Cioè, velocemente, o perché questo è un argomento a me caro, ci vorrebbero almeno 15 minuti, ero prontissimo dal primo minuto, ma tu me lo metti alla fine. Allora, io ci discuto tutte le domeniche con Andrea Zorzi, io sono dell'idea, brevemente, per togliere fischi arbitrali e togliere regole, non mettere ulteriori limitazioni. Io sono del club, togliamo il fallo di palleggio, ma per favore non mettiamo in discussione no al pallonetto, che Daniele Lavia domenica scorsa ad After Hours ha detto no, per favore, se no io smetto di giocare. Cioè, mettere un'ulteriore limitazione. È ovvio che il pallonetto a due mani fatto da tre giocatori, io me ne ricordo solo tre, Rossard, Kovacevic e Micheletto, non sono bellissimi da vedere. Sfido chiunque a dire il contrario, però a me piace personalmente l'idea e lo sguizzo, come si dice qua a Bologna, degli schiacciatori, che in base alla palla che ti arriva e al muro schierato di aprire il file della palla in diagonale sul muro, anche del pallonetto, dei vari tipi di pallonetto. È bellissimo. Io sono dell'idea che bisogna togliere magari alcune falli, tipo il fallo di palleggio, ho sempre detto, del centrale o dell'opposto che si butta da zona 1 e spinge quella palla difesa dal libero, perché quello crea comunque spettacolo e comunque si mette in difficoltà già il proprio attaccante, perché se non è precisa la palla poi fa fatica, quindi la palla rimane in gioco. Io sono del club, non togliamo il pallonetto. Luca, hai capito quella strategia? Io dico a tutti, ne parliamo, che tutti si preparano. Poi alla fine ne parliamo pochi minuti, studiamo le posizioni. Non è che mi sono preparato, è che me lo fai fare in 20 secondi, è un po' più complicato. No, perché così adesso studiamo tutte le posizioni e un giorno facciamo un big match, 5 contro 5, però adesso ne ho 3 o 4 per ogni lato, ne mancano ancora un paio, facciamo un bel dibattito combattuto dove noi ci metteremo ad ascoltare e mandarvi in onda. Grazie Brogio. Vuoi ricordare anche l'appuntamento per lunedì pomeriggio? Giocate con la Get It, no? Dopo la doppia vittoria. Sì, dopo due belle vittorie, lunedì trasferta in quel di Pavia. Quindi di Pallaravizza? Pallaravizza, se non sbaglio, Pavia? No, tu sei un'enciclopedia per me, cioè no, no, non credo, idea. Non ero curioso, che ci giocava la Serie A femminile anni fa, mi ricordo. Non mi ricordo. Ero giovane. Grazie mille Brogio. Ciao, buon pomeriggio. Salutiamo allora della Brogioni. Sì, prego. Ho il dito. No, perché ho dimenticato di dire una cosa. Io sono anche molto felice di andare al Palapanini domani sera, perché c'è Nishida. Cioè, giapponese Nishida. A me queste cose, questi giapponesi, 37 punti in due partite, cioè, numero uno. Sono veramente curioso di vederlo all'opera, finalmente. No, poi abbiamo detto la Superlega è un campionato interessante, così come appunto la 1 femminile, vediamo i migliori giocatori, le migliori giocatrici, poi è chiaro che ci sono quei giocatori, abbiamo sempre detto, che catturano l'occhio, ecco, poi non è che uno va, guarda Vibo solo per vedere lui, come magari non guardava l'anno scorso per vedere Rossari, eccetera, eccetera, ma se ci può essere una squadra che punta divertente e spesso ti incuriosisce vedere giocare, naturalmente Vibo, e anche per il giocatore da te stesso citato. E abbiamo già in collegamento, un piacere dare il benvenuto, Voglia di Volley, così iniziamo a parlare di femminile, visto che si gioca, un match. Se lei sa quello che le chiederò. Allora aspettiamo, non glielo chiedere subito. Buongiorno Alessia Gennari, ciao, buongiorno. Ciao ragazzi. Devo chiederle. Oddio, benvenuta. Mi fai paura Luca. Alessia, c'è il record di Conegliano, ma proprio tu dovevi metterti di fronte, peraltro. Tu contro il record di Conegliano. Cosa dobbiamo fare qui? Niente, cioè, per chi tifi domani, fammi capire. Non tifo, però io qui ormai mi sono espresso diverse settimane sul fatto che vorrei che il club italiano, a prescindere che sia Conegliano, entrasse nel Guinness dei primati al posto del Buckingham. E il fatto che domani Conegliano gioca contro di te, ecco, per me è la morte nel cuore, perché a quel punto non posso tifare più nessuno. Non la guardare, guarda il risultato alla Vabbè, fine, basta. Allora la prendo guardo come risultato una cosa alla fine. Positiva. Dai, chiunque vince sono contento.
Senti Alessio, comunque come ti chiediamo come stai, come va appunto la preparazione al big match, siete cariche, sei carica? Sì, siamo cariche, stiamo cercando in tutti i modi la tattica giusta per riuscire a battere Conegliano, perché fino adesso non c'è riuscito nessuno negli ultimi 2 anni, per cui ci proviamo. Luca? Peraltro Monte è dal 2018 che non batte Conegliano. Alessia in quel periodo stava giocando a Busti, vinceva Scudetti, però è dal 2018 che non batte Conegliano, quindi sarebbe un risultato storico. E detto questo, premesso che avevo invitato anche Alessandro Trebbi, che so che ti conosci, ma vedo che glissa l'invito. No, ti volevo chiedere, come si prepara una partita con una squadra che non perde da 69 gare? Cioè, voi ragazze, nella testa, che cosa avete come pensiero? Allora, intanto volevo insultare Alessandro Trebbi che ci ha dato buca, comunque, vabbè. E... no, l'ho invitato pochi minuti fa, chissà dov'è, sarà andata a prendere i bambini. Okay. Ci si prepara. È difficile fare una tattica contro Conegliano, perché comunque hai un'altatrice che è difficile da leggere e che con gli attaccanti che hai è in grado di diversificare veramente tanto il gioco. Quindi è difficile dire diamo la priorità a un giocatore piuttosto che a un altro, perché tutti quanti potenzialmente sono molto pericolosi e molto efficaci. E la forza di Conegliano è questa, no? E, bisogna mettere in conto che Paola i suoi punti li farà, quindi non bisogna stupirsi di questo, e bisogna cercare di limitare quanto più possibile le altre. Noi ci siamo dette, non tanto a muro quanto in difesa, provare perlomeno a innervosirle e a farle sbagliare un po' di più, essendo molto presenti in difesa, toccando una palla di più a muro. Poi contemporaneamente devi essere molto aggressiva in battuta, perché altrimenti se fai giocare Asia Wallace con palla in testa diventa veramente complicata. Sarà sicuramente appunto un bello scontro quello di cui stiamo parlando domani sera alle 8:30, scontro, bella partita, c'è tanto in palio perché sappiamo che comunque questa cosa del record c'è, e proprio questo ti volevo chiedere, è una cosa, visto che noi, diciamo, io non sono giornalista, quindi dico coi giornalisti se ne parla spesso e magari gli si dà un certo aspetto, voi dal campo è qualcosa che, insomma, di cui parlate, vociferate, o anche le ragazze se le sentite, visto che sappiamo che, insomma, con i ragazzi di Conegliano nazionale qualcosina c'hai condiviso? No, in realtà non è una cosa di cui si parla tanto questa, cioè ne parlano più. Pensate più ai punti, ecco, pensate più ai punti. Sì, cioè è una cosa in più. Ovviamente Conegliano, avendo vinto, essendo 2 anni che vince tutte le partite, in tutte le coppe e campionati che sta disputando, chiaramente è uno stimolo in più per loro, io immagino questo, no? E, che oltre alla vittoria secca di per sé, i punti per il campionato, è una, come dire, un sinonimo di orgoglio comunque, no? E poter raggiungere un record, un traguardo del genere. E, però onestamente, quando si entra in campo anche pur parlé, non è che se ne parla tanto, semmai esce più come battuta. Esatto, immaginavamo questa risposta, ma chissà. Senti, a proposito di ragazzi, visto che le avevamo citate, le tue colleghe di Nazionale, chiedo se le hai sentite e in generale com'è giocare contro di loro? Contro o con? Sì, contro. No, allora in realtà dopo quello che abbiamo fatto quest'estate, insomma raggiungere un risultato così importante... Cosa? Parli della vittoria dell'Europeo, va bene, non è un segreto. Esatto, grandissima vittoria dell'Europeo. E, sono quelle esperienze, quelle emozioni che ti uniscono, no? Ti uniscono tanto. E già settimana scorsa abbiamo giocato contro Novara e comunque rivedere tutte le ragazze, Cristina, Sara, Bonifacio, insomma tutte quante, è come un ritrovarsi. E in effetti ci siamo poi salutate da poco, non è da tanto che non ci vediamo, e quindi è una bella emozione rivederle. Sono fischiate le orecchie o chissà, forse il conto in banca, il portafoglio, non sappiamo cosa, da Alessandro Trebbi che dice, qualcuno l'ha già detto ragazzi, che senza l'Ale le Olimpiadi è un disastro, con l'Ale oro subito senza perdere set o quasi, se nessuno l'ha detto lo dico io, noi Alessandro lo sappiamo perché... L'ha appoggiata piano, forse esatto, non vedeva sì. L'ora di dirlo,
Grazie comunque Ale, ti sei fatto perdonare per non essere qui adesso. E, no, vabbè, sicuramente è un insieme di componenti, cioè, insomma i vari risultati che ci sono stati quest'estate negativi o positivi, al di là della mia presenza o assenza, sicuramente insomma subentrano tante, tante variabili. Luca? Beh no, in effetti è vero, questa mancanza... Tra le due spedizioni c'è stata la squadra, diciamo che quella dell'Europeo secondo me è una squadra completamente diversa da quella degli Olimpiadi, poi gli Olimpiadi sono sempre una storia molto particolare, direi anche molto molto a sé. Comunque brave le ragazze a avere questa reazione per chi era agli Olimpiadi, brave le ragazze come la stessa Alessia che escluse le Olimpiadi, e posso pensare che comunque per quanto lei non abbia aperto bocca in questo senso sia un forte dolore, perché secondo me un atleta alle Olimpiadi ci punta, brave loro a rientrare, perché secondo me in tanti avrebbero detto no grazie, adesso devo liberare la mente, invece sono rientrati con positività, quindi secondo me l'Europeo è stato un bel segnale del fatto che abbiamo un gruppo di ragazze molto molto bello, poi magari andranno d'accordo, si ameranno tutte, questo non interessa, in campo hanno fatto veramente vedere una bella Italia e una bella pallavolo, e la cosa più bella di tutto questo è stato vedere come queste squadre dopo hanno vissuto delle altre giornate molto belle, perché andare dal presidente Mattarella, al presidente Draghi, portare la pallavolo italiana in questi ambienti, secondo me è stata un'esperienza unica, di cui io che sono appassionato di pallavolo e vivo di pallavolo e vivo nella pallavolo da 30 anni ormai, sono molto molto felice. Sono stato veramente felice di averli visti in queste situazioni. Che dice Alessia? Sì, è vero. Allora, assolutamente d'accordo con quello che ha detto Luca, diciamo che per orgoglio e anche per la delusione subita sarebbe stato molto facile dire ok, vado un po' in vacanza, no. Sicuramente. Non è stato così, ma perché non sono così, mi ero presa un impegno, avevo un obiettivo che sì, chiaramente in ordine temporale erano le Olimpiadi, ma comunque io avevo iniziato a lavorare, avevo lavorato tosto tutta l'estate, per cui mi sentivo comunque oramai parte della squadra e mi sembrava veramente assurdo non rifiutare la chiamata agli europei. Dal momento che stavo bene fisicamente, avevo comunque il tempo per ho avuto il tempo per recuperare anche mentalmente, quindi l'obiettivo, come dicevi tu, era quello di rientrare per dare anche un po' della nostra energia, che parlo di me, Bea Parrocchiale, insomma le ragazze che si sono aggiunte dopo, perché le ragazze a Tokyo comunque hanno vissuto l'inferno, sono tornate che erano devastate e c'era anche bisogno di un po' di positività dall'esterno, di chi non aveva vissuto proprio direttamente l'esperienza negativa che è stata poi Tokyo, no? E per quanto riguarda quando siamo tornate vittoriose dall'Europeo, il fatto di andare a Roma, di essere ricevute dal presidente Mattarella, Draghi, è stato come vedere cambiare un po' la nostra dimensione, cioè da pallavolo, sport minore, o per pochi appassionati eccetera, in quel momento mi sono detta oh, sai che forse adesso la pallavolo la conoscono tutti, cioè è cambiato qualcosa, e a maggior ragione poi con il risultato anche dei ragazzi, poi tutto quello che succede in nazionale è sempre cioè amplifica sempre tutto, no? E quindi puoi vincere la Champions League col club ed è un risultato eccezionale, ma se vinci quella nazionale è qualcosa che sanno tutti, che ti seguono tutti, quindi lì dici oh, forse ho conquistato gli italiani, adesso forse più italiani seguiranno la pallavolo. Abbiamo visto anche il peso specifico direttamente, anche solo dall'aspetto proprio televisivo, da quanto share, da quanta gente poi di fatto guarda le partite, poi quando, anche se può essere una supercoppa nel maschile o femminile, dei big match in prima serata contro anche una partita della nazionale, sono numeri quasi imparagonabili. Luca, non so se volevi aggiungere qualcosa. Sì, fare ma infatti domanda. I risultati di questi ragazzi, di queste ragazze, tra l'altro due squadre veramente belle, anche belli proprio i gruppi di ragazzi, li ho visti insieme a Roma al Foro Italico, erano veramente, quasi hanno fatto tavolata unica, veramente un bel gruppo di ragazzi, i ragazzi insieme.
Devo dire che queste vittorie hanno aperto anche la Rai, ad esempio a Rai 2. Adesso le due supercoppe maschile e femminile sono andate su Rai 2. Anni fa sarebbe stato impensabile. Io, poiché vengo dalle finali scudetto in sintesi a mezzanotte su Rai 2 e Rai 3, vedere delle partite in diretta su Rai 2 per me è un grosso risultato. Bisognerà essere bravi come movimento a sfruttare questa cosa. Torno invece a bomba al campionato perché ho una curiosità. Monza Conegliano e anche Orro Volos. Una bella sfida fra palleggiatrici. Come ti trovi con Alessia? Beh, ormai è il quarto anno io gioco con Ale, quindi abbiamo giocato insieme 3 anni a Busto e quando lei era appena uscita dal Club Italia e abbiamo vinto una Coppa CEV insieme. Questo è il quarto anno che gioco con lei, quindi insomma ci conosciamo abbastanza bene. E, per cui devo dire che in campo abbiamo un bel feeling. Io mi trovo molto bene con Ale e quindi io sono assolutamente contenta di essere tornata a giocare con lei quest'anno, anche se non mi posso lamentare. Nella mia carriera di palleggiatore ho sempre avuto dei palleggiatori molto forti, quindi non posso sicuramente lamentarmi. Ma penso che anche Ale senta questa partita in un certo senso, perché giochiamo appunto contro le nostre compagne di nazionale, giochiamo contro il miglior club al mondo e sicuramente contro quella che è ad oggi una delle più forti palleggiatrici al mondo, quindi è sempre una bella sfida anche a livello personale, credo. Certo, e invece proprio il tuo arrivo a Monza, che ne dici? Come ti sei trovata in questi primi mesi? È stato un arrivo bomba, nel senso che appena siamo tornate dagli europei ci siamo catapultate nelle amichevoli, nei tornei per campionato e ne abbiamo disputato, penso, 12 partite amichevoli in, non so, 2 settimane e mezzo. E, quindi è stato abbastanza immediato. Devo dire che ancora mi sto ambientando, ancora sto conoscendo le mie compagne di squadra, ma come questo discorso vale anche per le altre, perché siamo comunque arrivate da poco, però io devo dire che sono molto contenta. Sono molto contenta perché si respira un clima molto professionale, perché ci sono tanti servizi, persone a disposizione, le ragazze sono tutte super. Io sono la più vecchia insieme a Mihajlovic, e quindi una squadra comunque piuttosto giovane ma talentuosa, e quindi c'è un giusto mix tra esperienza e follia giovanile, un po' incoscienza, che secondo me può portarci veramente lontano, però c'è ancora tanto da lavorare. Detto che appunto Alessia, tu sei del 91 se non ricordo male, quindi insomma che essere a 30 anni neanche, o 30 anni, li hai già fatti, no? Tra 4 giorni. Tra pochissimo, va bene, allora ma non mancheremo. Ricordiamoci di fare gli auguri, sì, il 3 novembre, esatto, quindi proprio cos'è, mercoledì ti faremo gli auguri, se me lo segno sull'agenda, se no poi dopo averlo detto che figura ci facciamo. Grazie. Luca, a parte appunto essere i più vecchi in squadra 30 anni, lascia abbastanza aperte le porte all'immaginazione su appunto l'età media che ci sia a Monza. Luca, facciamo un ultimo paio di domande, sì, proprio ad Alessia. Beh, volevo chiedere ad Alessia, arrivando a Monza, quindi cambiando quest'anno società, quali sono gli obiettivi e i target di cui la società ti ha parlato all'inizio? È una società ambiziosa, che è strutturata, mi sembra, molto bene, sta crescendo anno dopo anno, ha già avuto delle soddisfazioni, ma credo che puntino molto in alto. Che tempi hanno dato, che target hanno dato? Sì, sicuramente a livello di nomi e di budget, penso che quella che hanno fatto quest'anno sia la squadra forse più competitiva che abbia mai fatto Monza. Ripeto, sulla carta, a livello di nomi, certo, e di investimenti, diciamo. Ma sono arrivati ad oggi, dopo, come avete detto voi, un percorso sempre graduale, dove si sono guadagnati sempre tutto sul campo, dalla promozione alla 2 alla 1, dall'anno scorso la Coppa CEV, terzo posto in classifica, che ci ha portato quest'anno a giocare la Champions. Quindi, allora, fare meglio dell'anno scorso non è facile, perché le ragazze sono arrivate terze in campionato perdendo 5 partite in regular season e vincendo la Coppa CEV, quindi difficile fare meglio, no?
Sicuramente le aspettative sono molto alte e sono di arrivare un po' in fondo in tutte le competizioni, cioè non ci nascondiamo, quindi l'idea sarebbe quella di vincere tutte le partite. Poi chiaramente, come dicevo prima, adesso ci vuole un po' di pazienza perché dobbiamo ancora conoscerci, amalgamarci, abbiamo tanti giocatori forti anche nello stesso ruolo e quindi dovrà essere bravo anche l'allenatore, comunque Marco, a saper gestire tutte e brave noi a farci trovare pronte tutte quando verremo chiamate in causa, e capiterà perché quando si inizia poi a giocare la Champions si gioca molto spesso e quindi insomma, però abbiamo tutte le carte in regola per fare bene. Giocate per vincerle tutte, giocherete per vincerle, così ricordiamo l'appuntamento, il big match di sabato sera 20:30, Monza contro Conegliano. Ti riporto due commenti velocissimi, ti manda un saluto Mauri Serattini, che ricorda anche tu, come, oltre ad essere una grande giocatrice, una grande lavoratrice, ricorda perfettamente quando c'era Mencarelli come coach che facevi una valanga di ricezioni a parte con Bertini nel frattempo, quindi c'è chi si ricorda perfettamente anche i tuoi metodi di allenamento. Poi c'è Simone che ci scrive: grazie, si tifa Mauri sempre per Alessia Gennari, la Val Baganza è sempre con te. E insomma, e tanti altri intanto che ci scrivono nel frattempo, ma ti vorrei chiudere prima appunto di lasciarti andare, sappiamo che oggi è giornata libera, quindi anzi grazie a te, grazie a Gio Antonelli che ci ha messo in contatto, di per averci dedicato un po' di tempo. Ti chiedo per chiudere ovviamente un pensiero, se non che può essere un aneddoto, anche proprio l'immagine che hai in testa quando pensi sono campionessa d'Europa. Qual è appunto l'immagine che ti viene in mente? L'immagine è il palazzetto di Belgrado, tutto pieno di azzurro, e la foto con la medaglia e con la coppa, quel momento lì. Però è stato il momento in cui mi sono davvero resa conto di quello che avevamo fatto quando sono tornata a casa. No. Nella mia San Martino e... Insomma, è venuto in aeroporto il sindaco a prendermi con i miei genitori e poi a casa abbiamo fatto una super festa in Bombonera col volleyball stamattino, dove c'era mezzo paese e ho sentito un calore incredibile, veramente. È stato bellissimo, vabbè, a parte rivedere tutti, ma sentire quanto le persone ci avessero seguito e quanto li abbiamo fatti sognare. E me l'hanno trasmessa tutta questa cosa, quindi è stato veramente emozionante. Possiamo fare altro che immaginarlo e insomma ricordare questi bei momenti anche noi. Grazie mille Alessia, grazie del tempo che ci hai dedicato, a risentirci. Ti facciamo comunque l'in bocca al lupo, anche se Luca non lo dice, ma tifa per Conegliano. Luca tifa Recco. No, io non tifo per Conegliano, io tifavo per Recco. Se ci fosse Monza nella stessa situazione, ecco, avrei... Però vabbè, Alessia, tifi per il Recco, vai tranquilla. Non è un problema. Quindi Luca sarà contento in ogni caso, diciamo. Esatto, l'ho detto prima, sarà contento in ogni caso. Grazie mille, grazie, buon pomeriggio, ragazzi. In bocca al lupo. Ciao Alessia, grazie. Che piacere Luca comunque ospitare Alessia Gennari, campionessa d'Europa, ormai vedi è stata una settimana intensissima, chiusa sì. E poi alla il sindaco di San Martino, dopo che è andata a prendere Alessia, si merita quantomeno la rielezione, non so di quale parte politica sia, ma secondo me andare in aeroporto a prendere la campionessa d'Europa e portarla al palazzetto e organizzare la festa, merita la rielezione. Tra l'altro questa comunque non lo sapevamo, adesso non sappiamo tutti i festeggiamenti, erano diventati virali quelli di Alessia Orro, di Mazzanti, no? Che sono stati proprio dei veri e propri video. Sì, Mazzanti sulla 500 azzurra con Bertini, Alessia sì. Che dà la medaglia al nonno, una scena veramente che molto molto toccante. Ecco, questa di Alessia Gennari che viene accolta dal sindaco di San Martino all'aeroporto, secondo me è molto molto bella come storia. Poi alla Bombonera di San Martino di Rio, che per chi non lo conoscesse è un po' è un mini tempio della pallavolo. Se il tempio della pallavolo è il Palapanini, quello comunque è una città, o comunque diciamo una società con una grande tradizione di pallavolo, palestra appunto storica, chi se la ricorda per la asimmetria imbattuta, quindi c'è chi batte in salto da un lato non può farlo, però comunque appunto è un palazzetto che ha 50-60 anni di storia, adesso magari andremo poi a... ad approfondire, però ecco, non in uno scenario banale, se non ha detto ha fatto una festicciola a casa con gli amici, cioè abbiamo fatto una festa alla famosa Bombonera. Tra l'altro hanno anche fatto pochi anni fa un murales bellissimo fuori
appunto con la tematica pallavolistica, in particolare Mila e Shiro, quindi davvero andate a guardare le foto, è davvero, davvero interessante. Luca, direi che possiamo esaurire un po' di commenti dal pubblico e poi ce ne possiamo andare serenamente a pranzo e chiudere la settimana. Intanto ci chiedevano, non so se lo sai, riguardo a Corigliano, se Plummer e Mochi De Gennaro saranno disponibili. Ah, questo era un commento molto interessante da girare ad Alessia per chiedere se loro hanno preparato la partita con Mochi, soprattutto in seconda linea, per saperne qualcosa di più. Loro sicuramente sono più informati di quanto non sia io. Dici? Va bene. Sì. Tremo a vedere. Preparando la partita sicuramente. Sì, forse in effetti anche solo magari schi puntare in battuto su certe fasi dove magari De Gennaro viene puntualmente e giustamente evitata, magari ecco, potrebbe essere una chiave di lettura interessante. Trento vince, ok, però poi bisogna vedere la fine, a questo è sicuro, no? Ne abbiamo parlato anche l'altra volta, che vincere una Supercoppa, vincere qualche partita conta il giusto, nel senso che poi se uno vince un trofeo non è automaticamente la squadra più forte, o poi di certo la più forte che deve andare a vincere fino alla fine, che c'è insomma tutta la serie dei playoff eventualmente da affrontare, quindi... No, ma infatti l'hanno detto anche a Trento, Lorenzetti è stato il primo a dire coppa da riempire con le emozioni, ma non con delle aspettative sul campionato. Trento sa benissimo qual è sulla carta il suo posto, e poi la carta, come si vede in una gara secca, è anche bella perché a volte viene stracciata, poi stracciata in gara secca, l'abbiamo detto tutti, ci sono squadre che da qui alla fine sulla carta sembrano più attrezzate di Trento, però mai dire mai. E siete sicuri, domanda questa da 200 milioni di euro, siete sicuri che la Superlega tenga le squadre che portano visibilità al movimento? Quindi questo era quando parlavamo prima di come magari una squadra come Milano, insomma parlando anche poi della stessa Monza, che portano questa visibilità in più al movimento, magari in certi aspetti anche al di là direttamente del campo. Questo è il commento di Mauro. Guarda, un po' dubbio, un po' criptico forse anche. Lui forse è un po' dubbio. Io faccio questa riflessione qua. Quando Limoco è tornato dal Mondiale per club, dopo due giorni è dovuto andare a Perugia a giocare una partita e non c'è stato nessun rispetto da parte della Lega Femminile a quei tempi, a livello di planning per la sua squadra, perché andava fatta riposare e tutto il resto. È già successo anche in passato nel femminile di squadre che hanno giocato Coppa Italia e poi sono dovute partire per una Coppa Europea e viceversa, Coppa Europea di rientro Final Four di Coppa Italia nel femminile. Nel maschile vedo che la Lega Pallavolo, almeno per questo aspetto, cioè per le squadre che sono impegnate all'estero, cerca sempre di attrezzarsi perché le squadre abbiano in qualche modo il giusto riposo e anche la giusta visibilità e il giusto spazio fra una cosa e l'altra, nel rispetto degli spazi. Poi su altre tipologie di rispetto, secondo me i club che portano visibilità al movimento portano visibilità alla Lega e alla Superlega, quindi non vedo perché si dovrebbe remare contro questi, anzi. E tra l'altro, è un po' critica come situazione, magari se Mauro ci racconta di qualche caso specifico potremmo valutarlo. Comunque stavo pensando, avevi già accennato tu, che è prevista comunque una finestra di pausa in vista del Mondiale per club, giusto? Almeno tu. Io ho visto ad esempio il planning di Lega che fa riferimento a Trento, ho visto che stanno ragionando su delle modifiche, ovviamente, perché la squadra in quei 4-5 giorni che andrà in Brasile e non potrà essere presente, non potrà giocare in campionato, ma il problema non sono neanche soltanto i 4-5 giorni di gara, è che devi andare in Brasile qualche giorno prima, ti devi abituare al fuso orario, devi tornare dopo una fatica di 5 gare, modo, 5 sì, giorni lì, esatto, e là non possono giocare al risparmio, sono partite vere, anche se la formula è sempre molto particolare, 6 squadre, 2 gruppi da 3, le prime due vanno alle semifinali, quindi tutto sommato... E considerando che in semifinale quasi sempre ci arrivi, ne giochi 2 di partite vere, però comunque giochi, trasferimenti, non ti alleni, perché quando giochi non ti alleni, viaggio di ritorno, fuso orario, insomma, bisogna guardarci a queste cose. Questo per far sì che la squadra italiana vada là e rappresenti al meglio il movimento, e poi quando torni qua, se ha un trofeo da mostrare, che abbia il tempo giusto per poterlo celebrare e mostrare. Poi comunque un aspetto da non sottovalutare quando si guarda, ma sì, tanto poi alla fine i partiti ne giocano 2, quindi si dà poco peso magari a partite di qualificazione o di magari di intensità non elevato, dal pronostico comunque abbastanza scontato, comunque per i giocatori non è così, cioè comunque il pre-partita inizia tempo prima, bisogna arrivare in palestra un tot di tempo prima, tra riscaldamento, comunque la fatica fisica si fa, perché i giocatori se non, magari non possono giocare al 100%, ok, ma non giocano piedi a terra, ecco, poi
post-partita, tra terapie, varie riabilitazioni, comunque ecco, non è una passeggiata e soprattutto anche a livello mentale di tempo impiegato ce n'è tanto. Dopodiché ci dicevano Lucarelli gioca bene con la sua nazionale, dopodiché quando gli ex tornano a Trento sembrano posseduti dalla dea pallavolo. Non so Luca se sei d'accordo. Sì, forse dalla dea pallavolo, non credo dalla cattiveria, perché secondo me a Trento i giocatori che sono stati lì sono stati trattati tutti molto bene, in una realtà iperprofessionale, probabilmente ci sono la voglia di far vedere che potevano continuare a stare lì. Ecco, magari il dispiacere è quello, la voglia di stare a Trento quando il mercato ti porta da altre parti, vai lì e vuoi dimostrare che forse Trento doveva tenerti. Detto questo, Trento sta cambiando squadra e la prima soddisfazione se l'è già presa e ha una squadra molto molto bella, vivace, divertente, appetibile, che avrà sicuramente seguito con tutti quei ragazzini italiani. Matei, un bambinetto, esatto, quel giovane ragazzino di cui parlavamo ieri, no? Quel esatto. Tale Matei Kaczynski. Direi che siamo in chiusura, Luca. Prima di salutarci, ovviamente dobbiamo guardare i risultati del sondaggio. Ricordiamo l'appuntamento per domenica pomeriggio alle 18 subito. Trento Civitanova, oltre che abbiamo parlato di Vicenza Milano e Monza Conegliano per le curate uguali, perché trasmesse da Resport. Tutto il resto della programmazione lo sapete, e siamo 77% Trento. Ale, quindi sta dominando Trento ovviamente, 23% Civitanova, vedi, tu e Brogio avete influenzato 77-23, clamoroso. Avete influenzato voi la massa, io ci ho provato invece a dire, per me vince Civitanova, e poi chissà. Adesso vedrai Chicco cosa mi dice poi domenica sera, sì. Ma poi c'era un altro commento, così facciamo un contro sondaggio, ma alla fine adesso parti il record e tutto, ma Monza, ci scrive Stefano, lo romperà il record, entrerà nel Guinness alla fine. Ah, dici che Monza rompendo il Guinness, il record di Conegliano, potrebbe in qualche modo entrarci lei? No, resterà nella nostra memoria storica, ma non entrerà nel Guinness nei primi anni. Bene, quindi stiamo a vedere. Io chissà, ti dico su Monza, chissà, magari sarà una partita almeno più combattuta del previsto, staremo a vedere. Grazie Luca, ci vediamo lunedì con un'altra settimana di Voglia di Volley. Tanti ospiti. E grandi ospiti. Sì, li stiamo già covando. Salutiamo anche Basso che ci cuore sempre grafiche. Salutiamo anche lui, dai. Ah, è grandissimo Basso. Basso, arriviamo, arriviamo. Ciao ragazzi, a lunedì. Volley. L'unico programma di pallavolo in Italia. In collaborazione con volleyball.it.